Ciao a tutti ragazzi, sono Ram Deadman e benvenuti in questo nuovissimo video. Settimana di pausa, quindi questa settimana ci soffermiamo a parlare di alcuni misteri e teorie che ci stanno dando gli ultimi capitoli del manga. E infatti, di come abbiamo parlato nell'ultimo video su Barba Nera e di chi potrebbe essere il decimo comandante titanico, io ho sparato appunto il nome di Urog. Questa settimana appunto parliamo proprio di lui, del monaco pazzo. Ma prima di iniziare ragazzi, come al solito vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportarmi e per altri video a tema di One Piece. Vi ricordo anche di seguirmi sugli altri social e soprattutto di iscrivervi al canale Telegram per essere sempre aggiornati sulle uscite dei capitoli e dei video. E quindi ragazzi, tutti i link come al solito li trovate qui sotto in descrizione. Uno dei pochi personaggi ancora non esplorati nel dettaglio da Eiichiro Oda è proprio Urog, chiamato anche il monaco pazzo o folle, facente parte della generazione peggiore dei pirati. Di Urog finora sappiamo davvero poco, le sue informazioni sul passato ci vengono date col contagocce. In alcune SBS ad esempio, quella che svela che Urog viene dalle isole nel cielo ed è singolare come lui eserciti la pirateria là sopra nel mare blu, dove le interazioni scarseggiano. Inoltre sappiamo che da piccolo aveva le caratteristiche degli abitanti di Skypiea e le ali come gli abitanti di Birka, e che ha trovato uno strano minerale che non esisteva sulle isole nel cielo. Inoltre Urog sembra essere molto legato al numero 108, infatti la sua taglia finora conosciuta è di 108 milioni di berry. Inoltre proprio questo numero, il 108, è un numero sacro nella religione induista a cui il personaggio è ispirato. Infatti indossa anche un mala, ovvero una sorta di rosario al collo usato nelle funzioni induiste tibetane. Inoltre Urog possiede una forza sovrumana, utilizza una sorta di pilastro metallico come arma che secondo molti fan potrebbe addirittura essere di agalmatorite, ma cosa ancora più importante è il suo frutto del diavolo, che gli permette di convertire i danni subiti in forza fisica e che quindi, se rafforzato, questo potere gli permetterebbe addirittura di essere in parte immune alla galmatolite e che, se si rivelasse vero, il materiale della sua arma pilastro. Ricollegandoci invece sulla questione decimo comandante titanico di Barbanera, una cosa molto importante è che dopo gli eventi di Marineford, Urog commenta la fine della guerra, mostrando interesse su Barbanera, affermando che è un personaggio chiave. È possibile quindi che, data le sue ragioni, di cui purtroppo ancora non sappiamo nulla, ha cercato appunto di contattare Teach, e ora potrebbe essere proprio lui il decimo comandante titanico che probabilmente si sta muovendo verso Egghead. Infine Urog, secondo me, è un personaggio molto importante e potente, e Oda lo avrà tenuto per ultimo per svelare sia la sua storia che le sue motivazioni per cui è sceso in terra dalle isole nel cielo. E voi cosa ne pensate quindi del monaco folle Urog? Pensate che sia lui il misterioso e ultimo decimo comandante titanico della flotta di Barbanera? Fatemi sapere che cosa ne pensate su questo misterioso personaggio e io vi aspetto come al solito al prossimo video. Ciao!